Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale della Gang del Tubo, qui Enzo che vi parla per un nuovo appuntamento con Giochi Senza Tempo. Per l'episodio di oggi riscopriamo l'universo Looney Tunes e in particolare andiamo a riscoprire quello che è il personaggio di Bugs Bunny. Su Bugs Bunny ce ne sarebbero numerose da dire, a partire dalla sua proverbiale furbizia, difatti sfugge sempre al suo acerrimo nemico Taddeo che cerca sempre di spararlo, comunque ad altri personaggi dell'universo Looney Tunes. Non dilunghiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere Bugs Bunny Lost in Time. La grafica è fantastica, già bellissimo il filmato iniziale. Ah, vi voglio anticipare? Eccomi qua, Pismo Beach! Ehi, aspetta un minuto. Questa non somiglia affatto a Pismo Beach. Mi sa che ad Albuquerque dovevo girare a destra e poi... guarda le dimensioni di quel distributore di succo di carota! Stavo dicendo, comunque, il primo livello è un livello tutorial, quindi molto probabilmente non vedrete buona parte di questo, appunto, livello tutorial. Andiamo da nessuna parte. Presente. Pensate che casino, allora, cioè è andato... Fai attenzione, coniglio. È andato da nessuna parte. Raccogli e per andare da qualche parte bisogna fare un viaggio nel tempo lunghissimo. Cioè, incredibile. Basta così, così, perché doveva girare ad Albuquerque. Ha sbagliato. Sì, ci vediamo, Merlo. Vabbè, comunque, più o meno, cioè, ha sbagliato strada, diciamo così. Quindi ha trovato la macchina del tempo. E ora deve trovare le sveglie per tornare in qualche luogo, come è stato detto. Sforzo sovrumano qui di Bugs. Posizioniamo la cassa. Ma non mi ricordo se ce la fa saltare sopra proprio. Sì, ce la fa, perfetto. Allora, qui sopra. Ok, la carota ci sta. Ne ho solo molti dubbi su come arrivare fino a sopra. Ma vediamo. Trovando un modo lo troviamo. Oh cazzo. Ok, Enzo, bad idea. La fretta fece fare i figli del coniglio ciechi. Io su sta scatola ci salto anche così. Quindi tecnicamente se riuscissi a... Oh madre, allora. Oh. No, si è buggata la scatola, non me lo di, madonna mia. Sarebbe carino se mi dessi però la possibilità di arrivare così in alto, in qualche modo. Come vedi ho solo tre scatole, me ne servirebbe una quarta. Dove la trovo? Ci faccio un giretto. Oh, ci abbiamo provato, riproviamoci di nuovo magari. Si dice meglio, no eh? E cacchiarola, come si arriva là sopra allora? Mannaggia al demonio. Allora, siamo alla bellezza di 18 minuti di gameplay in cui non ho concluso nulla, perché ovviamente questo punto è particolarmente ragionato. Oh, ce l'ha fatta. Ah, boh, ma ci arriva per forza. E com'era? 10? No, 9, aspetta. Quindi me ne manca una, penso. Ah, ok, no, perché lui non deve essere svegliato. Perfetto. Li metto qua dietro. Perfetto. E ora dovrebbe partire da solo, no? Ah, no, devo entrare io dentro. Raccogli questo per cominciare il tuo viaggio. Ti porterà all'età della pietra. Apprestiamoci dunque ad andare verso l'età della pietra. Ok, c'è praticamente una divisione in livelli. Coniglio in arrivo, primo livello. Io direi che ci facciamo questo. Spero di completarlo e poi chiudiamo il gameplay. Ehi,
Oggi si fa caccia di conigli. Sì, coniglio, coniglio, titi! Ehi! Che succede, amico? Un coniglio, un coniglio! La verità è che io il filmato ve lo volevo tagliare, ve lo giuro, solo che è troppo divertente. Tanto Bugs Bunny, spingendo di traverso la pietra, riesce comunque a farla traslare fino al punto desiderato. Eccola qua. Saltiamo su. Ecco una sveglia, prendiamola. Perfetto. Dobbiamo saltare sulla testa di quel dinosauro, che ovviamente non è molto affidabile, quindi dobbiamo aspettare. Perfetto. Vedete, ora il gioco già si sta riprendendo in termini, cioè nel senso che il tutorial è bruttissimo, ma questo livello è divertentissimo, anche, ripeto, ho giocato un po' di fretta da parte mia, perché è venuto un gameplay davvero lungo, però la verità è che mi sta piacendo. No. La clava che è più pesante di lui. Perché non... Ecco, lo sapevo. Ma come fanno delle carote a crescere così? Boh. Ehi! Bellissimo l'urlo di quando si fa male. Ok, dacci un passaggio, ma perché? Lo devo sfruttare forse per saltare là sopra, quello che voglio provare a fare. Perfetto, grazie bello Taddeo. E ci apprestiamo a finire il livello. Infatti vedo già la fine del livello, quel portale è là. Cazzarola! Però il punto di controllo l'abbiamo preso, quindi siamo tranquilli. Mannaggia al demonio. Vieni, vieni, dinosauro, vieni, muoviti! Ok. Sì, io ho fretta. E siamo d'accordo su questo. Però è anche macchinoso. E mi spiego, che cosa voglio dire. Quando lascia una sporgenza c'è un salto automatico, c'è un saltino automatico, e quello non aiuta per niente. Ok ragazzi, abbiamo finito il livello. Ti sta bene Bugs per... Quindi abbiamo finito il livello. E direi che da Enzo per la gang del tubo è tutto. Ci vediamo alla prossima ragazzi. Ciao.